Esempio di libertà, bellezza e potere. Un uomo, un artista, più di tutti, ha incarnato l'anima di Venezia, diventando il pittore più famoso dell'Europa intera. Il suo nome è Tiziano. Tiziano, in qualche modo, è il pittore del cuore. Tiziano rappresenta il genio italiano del Rinascimento. Almeno due secoli di pittura europea sono impensabili senza l'esempio di Tiziano. Un pintor che allumbra un cammino nuovo. Una esplosione di licht. Uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Ha indicato la via della vita. Questo è il momento del trionfo. Non vi è dubbio che fosse un giovane genio. È il pittore dell'invenzione. Non ha paura dei poteri forti. Di imperatori ce ne sono tanti. Di Tiziano ce n'è uno solo. What could Titian teach, a, you know, a young artist today? One thing is to open oneself up and to feel. Buongiorno e benvenuti a Setting Punto Tiziano l'impero del colore un'anteprima Eh, esclusiva per 7Gold eh, questo teaser, ma l'anteprima esclusiva perché qui con noi abbiamo il produttore di questo film dedicato a Tiziano. Quando il cinema racconta l'arte, credo che dal trailer teaser come oggi si eh, definisce si possa capire che tipo di prodotto si eh, potrà gustare. in Veneto in sole tre date, buongiorno e benvenuto innanzitutto a Marco Caperlotto, produttore buongiorno, cinematografico, ma anche presidente di ehm, Cinema e Audiovisivo CNA del Veneto. Eh, ci scusi, ma l'emozione di, di questo film dedicato all'arte, veramente un'esplosione del, del colore che, che impressa questa esplosione sulla pellicola, dicevo ci sono solo tre date per poterlo eh, apprezzare in Veneto, ci dice che quindi già mettiamo sul taccuino. Ma il film sarà eh, al cinema eh, praticamente in tutta Italia. Siamo circa 300 sale in tutta Italia, è un numero molto importante per un film di questo genere, un film in parte documentario, in parte con eh, ricostruzioni diciamo, filmiche, eh, diciamo di finzione. E, mh, saremo dal 3, dal lunedì 3, fino a mercoledì 5, in tantissime sale. Eh, è la formula evento, diciamo, quindi funziona molto spesso per i film di questa tipologia. È un po' un ritorno dell'arte al cinema, perché inizia con settembre-ottobre la stagione buona per il cinema. Speriamo che ci sia una ripresa eh, importante anche dei numeri al cinema perché insomma gli ultimi anni in sala ci sono state delle difficoltà di vario, dovute a varie cose, ci sono delle difficoltà importanti, quindi speriamo che le persone tornino, tornino volentieri. Eh, molti dicono: Non vado al cinema perché mi sono un po' disabituato, ma anche perché i film che vengono proposti non mi piacciono, non mi interessano. <ride> non mi interessano. In questo caso, è un film che se uno apprezza l'arte, se uno apprezza Venezia, se uno apprezza Tiziano in particolare, non può che goderselo in sala perché, per, dopo magari ne riparliamo, ma per le musiche, per un sacco di effetti. di... di di bellezza proprio di stare davanti a un grande schermo è completamente diverso da poterlo vedere da uno schermo piccolo a casa o da un monitor. Al di là di questione di campanile, comunque è una produzione che eh, nasce in Veneto e ha molta eh, manodopera veneta. Eh, non siete nuovi e poi ci dirà il gruppo è molto, è molto composito. Non siete nuovi a trattare il cinema nell'arte. Avete iniziato con un docufilm film, possiamo chiamarlo così: su eh, Tintoretto, adesso l'Impero del Colore di Tiziano. Avete fatto un passo in avanti, cioè, oltre che essere documentario, c'è anche una trama cinematografica, proprio nel racconto di Tiziano, c'è anche una, um, un racconto letterario, in qualche modo. Ma allora, la produzione è una produzione che parte dal Veneto, giustamente. Eh, detto così, perché una, tra l'altro, delle autrici, che è Lucia Toso, è veneziana, e con noi ha condiviso fin dall'inizio eh, diciamo, l'evolversi di questo progetto. Che è un film alla fine, è come un piccolo bambino. No? che Lo vedi nascere fin, eh, fin da piccolo crescere e vedi poi l'uscita finale al cinema. Eh, però è una, è una coproduzione internazionale perché è coprodotto con la Germania, con Arte, eh, che è la TV franco-tedesca. Ed è la prima volta in assoluto, non era mai successo, che Arte coproducesse con Sky, eh, non specifico Sky Arte. Quindi posso dire che, diciamo, anche un motivo d'orgoglio un po' per noi di Kublai Film, eh, ma anche proprio per, penso, per la produzione nel nord-est e in Veneto in particolare, poter dire che abbiamo, è partito da un nostro progetto, la prima coproduzione di sempre, tra una tv pubblica importantissima come Arte e una tv privata importantissima internazionale come Sky. È una bella cosa e penso che possa dare frutti anche nel futuro. Eh, oltre all'autrice comunque ci sono eh, da uno dei due coregisti eh, che è nato a Mestre, che è Giulio Boato, eh, al, eh, penso al compositore che ha fatto un lavoro straordinario, eh, che è Giovanni Schievano, che è di, di Treviso. Eh, Lorenzo Danesin che ha fatto un ottimo lavoro di sound design, insomma, e tutti i tecnici, i professionisti, gli attori, eh, la parte anche di produzione. Siamo in coproduzione con eh, un'altra realtà bellissima che è di Treviso, che è Z Group, che si occupa, che ha coprodotto con noi già, eh, insieme a Videe, il nostro lavoro su Tintoretto, ma con cui lavoriamo sempre molto molto volentieri. Sono poi degli, dei, dei veri e cari amici e quindi ci fa sempre Poi molto piacere. Poi sono anche dei professionisti certo. di altissimo livello che insomma sono eh, staff tecnico per i grandi eventi non solo in Veneto ma anche in tutta Italia e nel mondo. Assolutamente quindi, sì eh. anche perché appunto nel nostro territorio abbiamo figure di primissimo piano rilievo esperienza e eccellenza per cui abbiamo cercato di eh, sì, avere un, una coproduzione internazionale, sì, lavorare i livelli spero che vengano apprezzati comunque livelli altissimi, eh, però collaborando il più possibile dove possibile con figure del nostro territorio. Con Tiziano e su Tiziano aveva molto senso. Tutto questo è un'operazione importante quando si tratta di operazioni importanti di questo livello c'è sempre un pensiero ai costi. L'idea nasce da voi e poi siete riusciti a interessare Arte piuttosto che Sky o eh, sono queste realtà che si sono rivolte eh, per sviluppare un docufilm eh, su Tiziano a eh, progettazione? territoriale perché mi verrebbe da dire prima tu citavi ti do del tuo insomma, eh, viene oh, difficile certo. dare, dare del lei e tu citavi appunto l'autrice, i registi ehm, quindi è una produzione che nasce in Veneto e probabilmente per capire interpretare una figura come è Tiziano che non è veneziano ma che eh, delinea la, la, la stagione del colore a Venezia e quindi è parte integrante di quello che è Venezia Bisogna anche in qualche modo essere, mh, avere delle origini laddove si racconta una storia così, così importante, così determinante, poi per lo sviluppo dell'arte nei secoli. Ma in questo caso, la prima delle due che, che citavi, eh, <ride> giustamente eh, noi siamo produttori indipendenti, non siamo un'azienda partecipata dalle televisioni o da broadcaster di qualsiasi esatto. genere, neanche piattaforme Aha. o simili, eh, noi elaboriamo dei progetti insieme a degli autori, registi, sceneggiatori che ci propongono delle idee eh, e capiamo su quali investire il nostro tempo e il nostro denaro. E in questo caso, abbiamo eh, fin dall'inizio costruito il progetto, che poi, come spesso succede in questi casi, evolve molto, cambia anche molto. Eh, insomma sarebbe interessante ogni tanto, è stato già fatto, ma insomma vedere anche la lo Genesi. sviluppo, no? proprio eh, come, come guarda, il, il, se film, vuoi, il film del perché, film. Guarda, sta scorrendo il teaser, ho visto che c'è la partecipazione straordinaria di Jeff Koons, no? sì. che eh, a Venezia anche lui ha un suo significato, e quindi come si interseca con, con Io Tiziano? Voglio, eh, no, non voglio sembrare quello che ringrazia la lista di tutti quanti, però voglio veramente ringraziare tutti... Eh, gli ospiti, che, gli intervistati, perché eh, sia gli storici, gli storici dell'arte, eh, gli artisti, eh, chi più giovane, chi con più esperienza, tutti quanti hanno portato una bellissima eh, partecipazione. Eh, gli è proprio piaciuto il progetto, gli è piaciuto, spero, come eh, l'abbiamo affrontato, come, come li abbiamo coinvolti. E devo dire che è venuto veramente un bellissimo coro di voci, tra loro anche diverse. Penso. Jeff Koons che sicuramente va ringraziato perché è stato squisito, gentilissimo, noi non lo conoscevamo, è stato veramente... ci ha aperto le porte del suo studio a Manhattan, ci sono delle... Eh, delle riprese bellissime no? all'interno del suo studio e lui ha un film. legame molto forte con Venezia e anche con Tiziano perché ah, Tiziano perché sì e proprio di Tiziano lui ha rielaborato alcune opere eh, una la come dire, eh, ricostruita in parte no? la spaccata e ricostruita e da, su alcune ha lavorato eh, con le gazing ball cioè con delle palle di vetro che lui fa eh, molto spesso tra l'altro ha fatto una, una mostra a Palazzo Palazzo Strozzi a Firenze recentemente ha fatto un record incredibile. Di, di, Beh, di è un visionario del colore, se vogliamo. Assolutamente. assolutamente. E della forma che, che, che si, si plasma anche nel colore. Come un altro visionario del colore che c'è nel film e che va veramente ringraziato che è stato anche lui squisito. Brunello Cucinelli. Eh, noi volevamo eh, come dire, avere anche un'opinione un di un. Una volta si sarebbe detto mecenate dell'arte e della cultura e quindi è stato una delle prime persone che ci è venuto in mente, ha aderito fin da subito e quindi veramente sembra che li ringrazi perché va fatto, in realtà li ringrazio perché sono stati tutti eh, straordinari e devo dire che tutti hanno una resa filmica incredibile perché funzionano tutti molto bene, non è detto che uno funzioni... In video penso a me in questo momento esatto. ma, ma in realtà ma in realtà sono tutti quanti bellissimi belli da vedere belli da ascoltare raccontano delle cose interessanti portano degli elementi di esperienza personale o di studi personali molto che arricchiscono moltissimo il, il film a questo proposito eh, dato che sempre guardando la resa dal punto di vista della fotografia, del montaggio, delle soluzioni sceniche che sono state adottate senza um, essere degli effetti speciali invadenti, ma comunque sono um, una colonna uh, tecnica, se vogliamo, una colonna video al, al, um, allo scorrere delle immagini. Ecco, quanto... Per dare questa spontaneità, per dare questa funzione scenica dei protagonisti del film è stata determinante la professionalità, la capacità dell'autrice, del regista, del direttore della fotografia. Perché poi, tu prima dicevi, adesso qui io, no, è molto importante... E chi ti valorizza è molto importante chi ti inquadra, è molto importante chi ti anche ti, ti, ti fa parlare in un modo piuttosto che in un altro. Quindi quanto questo è anche il frutto di, di una capacità di far emergere quello che si vuole far emergere poi in una, in una narrazione. È importantissimo, noi come, come casa di produzione stiamo sempre di più crescendo, in particolare nel campo del documentario d'arte. E quindi anche le esperienze dei lavori progressi ci portano a essere un pochino più preparati nel momento in cui si va a girare anche una, passatemi il termine, banalissima intervista. Per cui poterla preparare molto bene eh, può, può fare la differenza poi, perché l'uscita al cinema prevede che per l'audio, per il video... Per la fotografia e tantissime cose bisogna essere eh, a livelli eccezionali, almeno a noi piace lavorare così. Eh, quindi i direttori della fotografia, uno dei quali Veneziano, Giovanni Andreotta, eh, i due montatori, mh, Davide Vizzini che mh, veneto, anche se ormai sono anni che vive a Napoli, e un giovanissimo, Elia Risato, mi, mi piace ricordarlo, ha fatto un lavoro incredibile, giovanissimo, e quindi anche l'idea appunto di accompagnare su alcuni ruoli delle figure un po' più esperte con delle figure emergenti è stata proprio una, una, una nostra volontà forte, avendo molto ben chiaro in mente che volevamo un, un prodotto di alta qualità, un prodotto che potesse ambire a una distribuzione al cinema e nelle tv di tutto il mondo, perché adesso parte… In piattaforme… Piattaforme, televisioni, adesso parte tutta la, la distribuzione internazionale, abbiamo già degli interessamenti forti, ovviamente oltre ad Arte, quindi oltre a Francia e Germania, eh, anche da altri paesi in Europa, ma non soltanto, perché anche fuori dall'Europa, e ora nei prossimi mesi partiranno, insomma si spera, un po' di, di messe in onda in tutto il mondo o di uscita al cinema anche in altri paesi. Questo è un po' l'obiettivo nostro, cioè lavorare con quell'ambizione lì perché ci piace fare il film in maniera che possa essere visto, apprezzato in Italia non soltanto, cioè raccontare la storia di Tiziano, quindi attraverso Tiziano della serenissima di Venezia e della sua, della sua arte, merita poi un pubblico che sia ampio, interessato e che poi magari possa essere incuriosito per visitare i luoghi di Tiziano, penso a Pieve di Cadore, penso anche ovviamente a Venezia. Andare a vedere, a visitare i musei in cui ci sono le sue opere, c'è una quantità sterminata di Tiziano in giro per il mondo. Infatti, una delle grosse difficoltà degli autori è stata proprio scegliere. Perché per raccontare, come dicevi giustamente prima tu, eh, con un filo rosso, no? un fil rouge della storia del, del, del film, bisogna comunque, seppur a malincuore, le Scegliere le e certo. rinunciare a qualcosa, nel senso che non si può far vedere. Già nel film abbiamo una cosa tipo una settantina di, di quadri, di opere che vengono alcuni raccontati più nel dettaglio, altri meno, altri eh, da Suggeriti. quelli partono delle ricostruzioni in costume. È chiaro che, però, nell'ottica, nell'economia dei 90 minuti non si può parlare di tutto e quindi fare delle scelte con quest'ottica qua di, di, di poterlo far apprezzare al pubblico è, è fondamentale, molto importante. Tu dicevi che vi state specializzando nel finale proprio dei film che raccontano l'arte, che descrivono l'arte. Qual è il linguaggio che bisogna adottare in un film, in un documentario anche, che però è un documentario che è un docufilm? Qual è il linguaggio che bisogna adottare oggi, dato che la vostra prospettiva è anche quella di proporlo in modo mh, espansivo, quindi di coinvolgere non solo un pubblico d'elite accademico, di eh, cultori della materia che poi alla fine, ma di proporre un qualcosa di eh, godibile, semplice da, da capire, il che non vuol dire che, che deve essere un prodotto banale. <ride> è una domanda da un milione di dollari. Eh, non c'è mai una, una ricetta, una soluzione che vada bene per tutti i film, che vada bene per tutti. In questo caso, un pittore della storia dell'arte, un grandissimo della storia dell'arte. Chiaramente dipende molto dalla storia, dipende da chi è coinvolto. Noi abbiamo cercato in questo caso appunto di coinvolgere, in primis, Jeff Koons, quindi una figura di grande artista contemporaneo che in parte affronta quotidianamente i problemi che affrontava Tiziano stesso, quindi sembra una banalità, ma anche la costruzione della propria immagine, che ora come allora, come 500 anni fa, è fondamentale. Chiaramente non c'erano i social network, eh, i tempi erano molto più lenti, se volete, ma... Eh, c'era la necessità di, di, di avere dei promoter, di avere qualcuno che scrivesse le lettere, ti, ti affiancasse, ti presentasse. Per anche una però c'era una committenza molto più eh, munifica all'epoca. Sì. Esisteva una committenza che oggi, francamente, sì, sì, eh, i, sì. gli artisti oggi eh. producono poi espongono in galleria, ma non hanno un, dei supporter. Pensiamo solo che si costruiscono. Prima un tempo non c'erano le chiese che in qualche modo andavano affrescate, eh, oppure gli edifici storici degli aristocratici. Oggi vedo che c'è una committenza eh, minore, forse con meno Ma... capacità, e, e che arriva magari in un secondo momento. No? Sì, tu acquisti nel momento in cui l'artista è stato. In una galleria è stato quotato, eccetera, eccetera. Una dimensione... E proprio per questo abbiamo voluto Kunz, cioè un nome che ha saputo nei decenni lavorare anche proprio sulla propria immagine, perché è una cosa che, eh, parlandone anche con eh, gli esperti gli storici dell'arte che ci hanno accompagnato, oltre che gli autori, è particolarmente forte in Tiziano. Cioè lui per primo, eh, su molti aspetti, è riuscito veramente a costruire una sorta di marchio di fabbrica. Mm. Oltre all'organizzazione della bottega che aveva veramente uno spirito imprenditoriale, lui stesso era imprenditore non solo di se stesso come, come, come artista e della sua bottega, ma anche del legno. Ah. Lui era un commerciante eh, di beh, legname: sì, di predicatore esatto, perché arrivava da una famiglia di notai, eh, una famiglia, diciamo, benestante, mm -hmm. seppur non della capitale. E, e beh, per il tutta, legno che arrivava e, a Venezia per le barche. Arriva da lì. E per tutta la vita ha commerciato insieme al fratello eh, i legnami. Quindi insomma se, se ci sono molti aspetti anche molto interessanti di, di, di questa cosa qui che secondo me rendono molto contemporaneo, molto vicino anche alle necessità e ai bisogni delle persone, non solo di chi vuol fare l'artista, perché poi eh, magari 500 anni fa fare l'artista poteva essere in qualche, modo, eh, in qualche modo più vicino a quello che noi oggi mh, intendiamo come l artigianato. artigianato sì, esatto. Certo. Con la più prospettiva di sbarcare il lunario, forse sì, 500 esatto, anni esatto. fa. Tiziano è molto era un lavoro, diciamo, esatto. più che una professione tant tant artistica. tant'è vero che spesso erano iscritti alle le scuole di, di mestieri, sì, certo. insieme ad altri sì, artigiani. Tiziano è molto interessante perché costruisce un modo tutto suo, che poi ha aperto anche diciamo, nei, nei secoli a venire un modo un Pochino più imprenditoriale di fare, di fare arte, di fare pittura in particolare. Senza spoilerare nulla, eh, che cosa dobbiamo. Beh, possiamo dire che Tiziano è morto. Questo <ride> è, è <un> <ride> Beh, questo penso che non sia una. penso che sia. Insomma, è una narrazione filologica. Che tipo di taglio c'è in questo. Allora, abbiamo cercato di non seguire pedissequamente eh, gli step della sua vita. Ma abbiamo seguito più un percorso di svelare i, le sue conquiste, cioè le sue conquiste artistiche, le sue conquiste in termini di clientela, quindi di corti o di eh, papa, l'imperatore, sono i grandi nomi per cui ha lavorato e anche conquiste familiari. Quindi abbiamo cercato di seguire questo filone. Eh, con un'ottica molto attenta anche proprio al suo essere imprenditore di se stesso, no? Quindi eh, magari potrebbe sembrare un po' fredda, in realtà nel film non lo è, eh, ma lui è stato veramente. Forse la parola imprenditore in italiano perde un po' la connotazione, diciamo, entrepreneur alla francese, all'inglese, cioè proprio di impresa, di intrapresa, e lui per tutta la vita. Veramente, fino alla fine. L'invenzione, l'imprenditore e l'invenzione poi alla fine. L'invenzione, all la gestione dell'invenzione e eh certo. l'innovazione dell'invenzione, dell e per tutta la vita ha vissuto veramente tantissimi anni, insomma, oltre 80 anni, che per l'epoca è una, una cosa incredibile, e fino alla fine ci sono delle lettere in cui addirittura, quando stava poco bene, era anziano fa la lista della spesa al Re di Spagna delle opere che non gli ha ancora pagato, per cui è uno molto, molto, attento, molto attento a queste cose qui. E quindi abbiamo cercato, ripeto, senza essere cercare di essere, non essere troppo freddi, ma abbiamo cercato di portare questa cosa importante. Ovviamente accompagnandola a quella che è la, la forza del suo colore, dell'uso del colore ecco, e dei ritratti. Ecco, la forza appunto del colore, che almeno da quello che si vede da questa anteprima, siete riusciti a eh, delineare proprio con la stessa potenza, la stessa carica che. Assume, cioè, Tiziano fa proprio la rivoluzione cromatica della, della, della pittura, quel colore che, che, che è caratterizzante poi della scuola veneziana ma che diventa elemento preponderante che poi si trasmette nel, nel tempo e nei secoli e, e quindi anche queste soluzioni no, di dare eh, materia al colore... Eh, come li avete ottenute? Siete ricorsi? Quanto la tecnologia, l'innovazione vi ha aiutato o quanto siete rimasti su una linea di, di, di descrizione senza esagerazione? Ecco. Allora abbiamo scelto di fare, cioè, i registi hanno scelto di fare, Laura Chiossione e Giulio Boato hanno scelto di fare alcuni passaggi con delle riprese in slow motion mm -hmm. ad altissima potenza proprio per vedere come si sposta spapolano i pigmenti, come, si, eh, come esplodono i colori. Quindi delle immagini, ovviamente non tutto il film è così, ma alcuni passaggi proprio per marcare la forza del colore, non a caso il titolo, L'impero del Colore, no? che cerca di tenere insieme la, la capacità gestionale di, di Tiziano con la sua ambizione, con eh, la sua conquista, no? che dicevo prima, con la forza del colore che, che lui ha sempre usato e quindi quelle scelte lì, registiche, noi le abbiamo, le abbiamo supportate anche perché visivamente danno un, un impatto eh sì. molto interessante, molto forte eh, però anche dettagli, per esempio nelle interviste abbiamo sempre cercato di avere dei riferimenti cromatici ai dipinti di Tiziano non solo il rosso, ma ovviamente il rosso in primis eh, di impostare le, le interviste in una maniera anche visiva che richiamassero anche la ritrattistica di Tiziano, sono stati degli esperimenti anche molto interessanti. Tranne un'intervista che è molto diversa, che è proprio quella a Jeff Koons, che si stacca dalle altre proprio visivamente. Perché è colui che ci racconta come un artista oggi, ed è bello che il film. Quindi un tuffo chi... nella contemporaneità in qualche sì, modo. Ed è bella che la chiusura, non dico qual è, ma no, è bello che la chiusura la del film la faccia proprio uh, Jeff Koons. Spiegando cosa per lui può raccontare un grande della storia dell'arte, un artista o chi vuole diventare artista oggi. Quindi c'è molta attenzione alla contemporaneità, forse questo è anche l'elemento che in qualche modo può appassionare i giovani. L'ambizione sarebbe quella, l'ambizione sarebbe quella, noi cerchiamo, abbiamo cercato in questo caso in particolare, di costruire un progetto internazionale, cioè, con anche un budget importante per, per il documentario. Molto importante. E siamo, siamo sopra il mezzo milione di euro che per un documentario vi posso assicurare che non è una cosa piccolina, eh, soprattutto per una produzione indipendente. Insomma, di cui voi sottolineate la natura e ci tenete a conservare Ma, sì. questa indipendenza. Per l'indipendenza quanto ti permette di sperimentare eh, terreni che altrimenti non sarebbero mai... Mi viene in mente una cosa, siamo in chiusura, grazie alle produzioni indipendenti si sono eh, fatti dei documentari che piano piano stanno in qualche modo eh, scalfendo il posti in primo piano dei film, quelli cosiddetti no, commerciali. Penso alla mostra del cinema di Venezia, ha vinto il leone d'oro un documentario e c'è sempre più interesse per i documentari perché sono documentari proprio che non sono solo didascalici, sono dei film e quindi intrigano, appassionano anche per le soluzioni, se vogliamo, scenografiche, della sceneggiatura che propongono, che sono diverse dal classico magari archetipo di un film. Io penso che le persone, soprattutto dopo questi anni così complicati, abbiano voglia e piacere di sentirsi raccontare e di essere partecipi di storie, di belle storie siano esse vere, inventate, del presente, del passato o del futuro. Credo che le persone abbiano bisogno e voglia di sentire storie. Quindi il modo di affrontarle, di raccontarle, può essere bello eh, in, in, in vari modi, ci si può arrivare in vari modi. Eh, credo che il documentario stia acquisendo uno spazio che si era un po' perso, era un po' come dire, ancillare rispetto alla alla finzione, al, fi al lungometraggio, il in film inteso mm -hmm. comunemente e penso che anche le televisioni se ne stiano accorgendo, anche i distributori se ne stiano accorgendo e anche soprattutto il pubblico se ne stia accorgendo, cioè c'è modo di raccontare delle storie vere, dopo questi sono i nostri, sono in particolare film di, diciamo, di contenuto culturale, artistico, cioè. però ci sono anche i film, i film documentari che so, sull'ambiente, sugli sulla, su, aspetti sociali, eh, sull'innovazione e la tecnologia, ci sono tantissime cose che eh, possono essere raccontate facendo piacere allo spettatore, non per forza un documentario deve essere noioso, questa è una cosa che ormai è abbastanza assodata e credo che il pubblico lo stia incominciando a capire, ad apprezzare. Quanto invece apprezzare l'arte anche attraverso i lungometraggi, che è anche un modo per conoscere l'arte, magari non potendosi recare no, in tutti i musei del mondo, perché poi anche questa è una, una, una risposta in crescita dei tempi, la voglia anche di riappropriarsi del bello, di apprezzare il bello. Nel, nel nostro Tiziano ci sono dipinti che sono a Venezia sicuramente in vari posti, in varie chiese, ma soprattutto musei. Eh, a Roma, a Galleria Borghese, a Napoli, a Capodimonte, al Kunst, a Vienna, al Prado, eh, negli Stati Uniti, Gran siete Bretagna. Siete in tutti questi posti? In alcuni sì, in altri no. <ride> Ovviamente, appunto, bisognava fare delle scelte. Ma io penso che poter vedere, poter godere di questi bellissimi dipinti al cinema davanti a, una, a uno schermo grandissimo, accompagnati dal racconto di questi bravissimi storici e non soltanto da musiche meravigliose possa essere un bellissimo viaggio. Eh, viaggio che magari fa venire voglia a qualcuno. Allora forse organizziamo una vacanza. E per chi non lo vacanza. può fare, intanto però può certo. conoscere. e Il viaggio della conoscenza, anche da fermi, è comunque un viaggio, credo, strepitoso. Non abbiamo più tempo, io ringrazio Marco Caberlotto, produttore cinematografico, Tiziano L'Impero sì. del Colone, ripetiamo le date in tutta Italia. Dal 3 eh? al 5 di ottobre. Per vedere in anteprima assoluta questo lungometraggio ringrazio anche voi questa mattina per essere rimasti con noi, ci vediamo durante la giornata con l'edizione del telegiornale, grazie, arrivederci.